Ciao, allora in questo video vi faccio vedere gli ultimi prodotti che ho acquistato in questo periodo e alcuni prodotti che mi sono stati inviati da un'azienda. Ma iniziamo subito. L'acquisto più economico che ho fatto è questo pennello, questo è appunto un pennello di quelli ovali, è della linea Mange e è il numero 876, è questo qui. C'è fuoco? Ok. Allora, è quindi un pennello di quelli ovali. Io per il momento l'ho testato con il fondotinta cushion della Kiko, che quindi ho preso con la sua spugnetta e l'ho tamponato sul viso e poi sono andata con questo a spargerlo ulteriormente, a sfumarlo. E in quel caso non mi è piaciuto. Voglio utilizzarlo con fondotinta un pochino più liquidi per vedere se l'effetto migliora e anche con fondotinta più corposi per vedere appunto quale sia il tipo di fondotinta più adatto per questi pennelli. Quindi per il momento tendo a metterlo tra i rimandati e poi vi farò appunto sapere come mi ci sono trovata. Ha delle setole densissime, è estremamente morbido. Sì, estremamente morbido e è molto bello diciamo da utilizzare, però appunto preferisco rimandarlo proprio per avere la possibilità di testarlo ancora e poi farvi sapere ulteriormente come mi ci sono trovata. Passando oltre, della Sien, che ho quindi scoperto dalla pubblicità che fanno in televisione, che si chiama Sien e non Chen, come finora abbiamo sempre penso chiamato tutti, ho acquistato 1, 2, 3, 5 prodotti. Le prime due sono due maschere, una la maschera idratante e un'altra la maschera antirughe, perché qui signori andiamo sempre per i 36 e quindi le rughe iniziano a esserci. Che tipo, però noi non abbiamo rughe. Allora, la prima è appunto questa maschera antirughe e questa è con semi di uva, olio di semi di uva e acido ialuronico, e è questa qui, e sono praticamente due dosi. Quindi dice, allora, la formula concentrata arricchita con coenzima Q10 riduce visibilmente le rughe giorno dopo giorno, il rosso dalla pelle. Applicare uno strato uniforme di Sien maschera antirughe Q10 sulla pelle pulita del viso, evitando la zona del cotonale, lasciare agire per 10-15 minuti e rimuovere con un dischetto di cotone. Ok, quindi non è quella peel off, ma è una semplice maschera. Quindi in una confezione dovrebbe esserci, da quel che ho capito, due dosi per... quindi due dosi, quindi in totale dovrebbero essere quattro, anche se io con i campioncini del genere, con le dosi del genere ci faccio sempre più di quanto è indicato nella confezione. L'altra è invece la maschera idratante con aloe vera e olio di jojoba, come lo potete chiamare, e questa è per le pelli secche. Allora, dona freschezza alla pelle rendendola visibilmente liscia e morbida come la seta. Applicare uno strato uniforme e rimuovere con un dischetto di cotone, quindi neanche questa è peel off, e quindi questa la andrò ad applicare sulle guance, soprattutto sulle guance, perché qui ho la pelle molto secca, a differenza invece della zona T dove comunque ho una pelle mista. Poi andiamo avanti, sempre per il viso, siccome sto finendo il mio contorno occhi di Acqua di Parma, ho deciso di comprarne uno nuovo e ho visto che c'era, ho preso questo della Sien e della linea Sien Nature, questo qui e è questo qui. Questo contiene allora quindi è una crema contorno occhi alla melograna, melograna. Allora, Sien crema contorno occhi alla melograna contiene un pregiato olio essenziale di melograna da agricoltura biologica controllata. È stata studiata appositamente per soddisfare le esigenze della delicata zona perioculare e rivitalizzarne l'aspetto. Testato oftalmologicamente, adatto ai puntatori di lenti a contatto, vabbè, non le posso portare, applicare mattina e sera, bla bla bla. Ok, quindi vedremo questa come andrà e poi vi farò sapere. Comunque tutto quello che ho comprato della Sien è pagato pochissimo, non più di 3-4 euro.
ho ricomprato, perché l'avevo terminato, quindi è una riconferma, il peeling detergente dell'Acqua Rich, sì. E io lo utilizzo questo con il Visapro della Philips, mi ci trovo bene, non è questo peeling così, così aggressivo, così denso, ha più che altro delle microsfere, ma sono più che altro di gel, quindi quando poi lo vai a stendere sul viso esplodono quasi, diciamo così, e non hanno quell'effetto di peeling o comunque di uno scrub un pochino più aggressivo. Sto gesticolando così come una matta, e quindi appunto non è molto aggressivo e perfetto appunto per come complemento per il Visapur. Infine della serie, sempre per i capelli, ho comprato il balsamo riparatore con la cheratina diciamo, e allora è questo qui, sono 200 ml, quindi è un bel boccione. Allora, balsamo ristrutturante, ripara la struttura del capello per capelli voluminosi e visibilmente sani, vabbè, applicare sui capelli bagnati, massaggiare, bla bla bla, lasciare agire e risciacquare. Quindi è un classico balsamo e vedremo appunto com'è. Passiamo adesso ai prodotti che mi sono stati inviati. In particolare vi parlo della collezione Lost in Galaxy della Douglas, che vi ho fatto già vedere su Snapchat e su Instagram anche. Allora, si tratta di questi due smalti. Allora, vi faccio vedere uno per uno. Metti a fuoco. Ah, si tratta di questo viola, molto bello, estremamente cangiante. Guardate che riflessi che ha. Oh, mi dispiace per la luce così, ma non posso fare altrimenti. Comunque, li vedete i riflessi. E questo è il 2 Spectral Violet. E poi c'è anche il numero 1 Spectral Green, che è sempre questo. È questo verde, non sempre, anche questo con questi riflessi sul blu, e anche questo è molto bello, molto molto bello, ha riflessi anche viola, forse si vedono, eccolo qui. Poi sempre della stessa linea abbiamo l'illuminante, e è il numero 1 Maxi Lighter, è questo così, questa è la confezione semplice, ma con queste stelline molto brillose, brilluccicose. E questo è l'illuminante, eccolo, è comunque un illuminante intenso, però comunque molto discreto, perché comunque non ha glitter, non ha brillantini, quindi può essere anche modulabile, e soprattutto vedendolo così è secondo me anche utile per un trucco magari molto naturale, ma per dare un effetto bagnato alla palpebra, che secondo me non è male. E comunque il bullotto, il prodotto è questo qui, eccolo. Poi l'ombretto è questo qui, quindi un ombretto che è un ombretto cotto, è leggermente più rossiccio nella realtà rispetto a quello che posso vedere io qui nell'anteprima, e è questo qui, lo swatch, dove è il dito questo? Secondo me questo è un ottimo colore da, non essendo molto pigmentato, è un ottimo, no, non è, è poco pigmentato, non essendo un ombretto molto pigmentato, secondo me è perfetto per essere utilizzato sopra a un matitone scuro, sopra comunque a un prodotto cremoso scuro che ne esalti le sfumature, comunque le cangianze, e credo che sia molto carino utilizzandolo in questo modo. E questo è il numero 1 Lost in Galaxy, e sono 3,8 grammi. Ultimo prodotto è invece l'eyeliner, questo è il numero 2 eyeliner, questo qui. Allora, è un viola, ma ha molte sfumature bordeaux,
segue molto il colore di questo qui, vi sto accennando, segue molto le sfumature di questo qui e possono essere quindi utilizzati in combinazione. Inoltre ha un pennellino che è una meraviglia secondo me, perché cioè fa delle linee nette, decise, cioè non ha righette, non ha sfumature, non ha schifezze varie, che molte volte questi pennellini comunque fanno delle linee non propriamente precise, invece questo fa delle linee che sembrano molto molto ben disegnate, molto ben nette, e quindi appunto mi piace per questo. Quindi questi sono i prodotti che ho acquistato o ricevuto. Per qualsiasi domanda potete tranquillamente lasciare un messaggio nello spazio appunto qua sotto, io vi risponderò nel più breve tempo possibile. Vi ricordo poi i social, quindi Instagram, Twitter, Snapchat e via dicendo, che comunque trovate tutti gli indirizzi qua sotto, tutti i contatti qui sotto, e vi ricordo anche il sondaggio che troverete qui, quindi nello spazio dove normalmente c'è le schede, in cui vi chiedo quale vorreste fosse prossimo video, quindi se fosse un video di nail art, di tutorial, un makeup tutorial, un video haul, un video tag, quindi quale tipologia di video vorreste che fosse. Se in questa lista non c'è appunto una tipologia di video, lasciatemi uno scritto qui sotto e la inserirò nella lista dei video da fare. Detto questo, vi saluto, un bacio e al prossimo video, ciao!